Mozzardini schifoselli mi scusi pisprepisippici, non so cosa ho detto, però oggi faremo la speedrun pazzurda e lei sarà il seeker cattivo che ci ucciderà tutti quanti, cioè nel senso lei ci dovrà uccidere, capito ragazzi? Invece noi due scapperemo insieme, quindi scappiamo. Ciao ciao, vai a fare le tue cose, ciao ciao. Allora andiamo Gabri, forza. C'è una pecora. Sì, c'è una pecora, ma sai, oggi dovremmo fare un obiettivo specifico, no? Ovviamente. Io direi che questo obiettivo specifico sarà trovare almeno un veliero. Cioè nel senso una nave, no? Affondata nel marino sotto sotto. E praticamente se troviamo quella cosa vinciamo. Quindi dobbiamo stare super attenti perché dobbiamo insomma trovare questa nave profonda nell'acqua, capito? Sì sì, però ti ho perso perché mi ero bloccato un secondo. Come no, al c'è tuo Fede. Solito, ecco vedi, allora vai, forza, scappa, scappa. Forza, scappo. Forza, oh mio pro di avventuriere. Perché ho detto questa cosa che suona molto ambigua come cosa? Io sono cosa? Sopra gli alberi, sono sopra gli alberi. Eccoti qua. Ti vedo. Forza, vieni amico mio ciccione. Cosa? Vieni foca grassa che non sei altro. Bravissimo, andiamo. C'è Fede, scappiamo via subito. Quella pazza ci vuole già uccidere. Ma come si permette? Non dobbiamo farle fare niente di tutto ciò, anche perché poi dopo ci nervosiremo. Ma Gabri, tu stai parlando in questo video oppure sì, non sì, sto parlando. Ok, allora dimmi un po' anche tu cosa ne pensi di questa cosa, cioè nel senso qualcosa, dimmi qualcosa, no? Cosa potrei dire? Non lo so io, cioè. La deficienza di questo ragazzo a volte è un po' deficiente, però insomma, vabbè, lasciamo perdere. Allora, dobbiamo trovare un mare, no Gabri? Un mare, tu dove dici che sia il mare? Gabri? Più verso di qua, no, non lo so. Ti devi svegliare Gabri, però Gabri, ma ho risposto subito. No, io hai risposto 20 minuti in ritardo. Forza, ma io vieni. Ho sentito subito. Però te devi venire un attimo dopo, Fede. Cioè, no, Fede, via, aspetta, andiamo. Vai via un attimo. Cioè, nel senso, ci continua a seguire. Ad essere alla calcagna sotto i nostri sederini, le nostre chiappettone grosse. Scherzo. Pensa se ci aveva ammazzato subito. Cioè, era la fine. Non durava niente il video. È vero, sarebbe stata la fine. Infatti, non. Pazza, ma è proprio è fuori di testa. Ma sai che, Gabri, noi dobbiamo anche prendere delle risorse. Perché questa qua dobbiamo combattere. Sto prendendo io. Ok, bene, bene. Anzi, hai preso del legno, qualcosa, tipo la pietra. Prima ne ho preso un po' prima okay. di iniziare. Ok, allora allontaniamoci un altro pochettino e poi dopo, perché così almeno Fede non ci segue, capito? Cioè almeno non andiamo, è che non ci segue andiamo. Ma non ci trova. Forza, andiamo verso le alture oceaniche. Non so ci troverà mai. Proprio così, forza, sali qua sopra, molto bene. Che però schifo la palude. La è palude brutta. Infatti ho un po' paura che non troveremo niente, Gabri. No, infatti, no dai, dobbiamo trovare. Però di solito vicino alla palude c'è il mare, di solito. Di solito, ok, allora dobbiamo. Eccolo, lo vedo, lo vedo. Hai ragionamento. Ok, perfetto, allora fermati un attimo, fermati. Ok, dammi il legno che hai trovato, forza. Tieni, svegliati, tieni. Stupido cagone. Ok, bene. E poi dammi anche la pietra, dammi sta pietra. Dammi la pietra ne ho poca però. Va ho bene, solo questa. Ok, grazie mille, va bene anche, ok, vabbè. Perfetto, non ti devi sottovalutare. Comunque questo bioma fa proprio cagare, cioè nel senso. No, infatti, però c'è il mare per fortuna. Esatto, quindi allora, adesso ci prepariamo molto bene. Ma vede dov'è finita? Non lo so, fai finta che non ci sia, boh, non lo so. Dovrebbe arrivare a tra poco, credo, non lo so. Poi dopo, noi non sappiamo bene quando lei deciderà di arrivare. Dopotutto è lei padrona di ciò che fa. Allora, prendiamo questo e fatti anche tu una spada, perché forse dovremmo combatterla, faccio. Quella pazza che non è altro. Devo stare attenti. Povera. Infatti, poverina. Però, insomma, cioè, a volte va proprio, è proprio una pazza. Pazza proprio malata di mente. È qua. No, mi stava proprio. Hai capito? No, okay, ecco, perfetto. È morta. Ma avete visto quant'è pro? Porca puzzarda. È già qua. Ma come cazzo ci ha fatto, scusa? Ma infatti. Ma come ti permetti? Ma devi andare via. Oh, ma muori. Cavernicola. Vai, ritirati nel tuo mare, cavernicolo. Forza, andiamo, Gabri, verso. C'è un cavallo, però non possiamo usarlo. Usalo per fare qualcos'altro, non lo so. Cosa? Non ne ho idea, io dico, poi dopo. Ah, guarda, ti offro un fiore, pollo. Mio amico stupido, vieni qua. Non vuoi il fiore? Allora vai a cagare. Grazie, mi serve per fare il letto. Il fiore, scusa, ti serve per fare il letto? È per colorare. Ah, certo, perché tu farai la vaniglia. Forza, dove stai andando tu? Vieni,
immediatamente. Forza, arrivo, forza. Arrivo. Non devi perdere te. Forse stavi prendendo cibo, ma io ce l'ho io il cibo perché l'ho già preso prima dalla creativa. Ah, ok, meno male. No, aspetta, l'ho buttato tutto, però non va bene questa cosa. Tieni tu, tieni. Tanto, tanto grazie, cibo. Grazie, grazie. Ok, da questa parte c'è il mare, giusto? Speriamo, perché per caritizia è sì, molto... Sì, mi sa di sì. Ok, laggiù. Però tu ti stai addormentando, guarda. No, sai. No. Sì, sì, ti stai addormentando, e come? E come? E te lo devo dire io, però, eh? Stupido ignorante che non sei altro. No, no, non ce n'è bisogno. Ah, ok, ok, allora, bene. Ok, sì, questo mi sembra quasi un mare, però non ne sono sicuro, sai? Gabri, Gabri, io ti Gabri? Sì. Ma sei morto? No, per un attimo. Ma per un attimo cosa? Ma ti per un attimo ero morto. Mannaggia, se adesso viene Fede, ti uccide, fa bene. E hai perso solo no, tempo. Ma dov'è Fede poi? Ci ha perso. Vabbè, meglio. Infatti, meglio. Adesso prendiamo questa barca. Ok, vieni, saliamo insieme. Poi arrivo. Ok, però stiamo sprecando... scusa, scendi, devo guidare io, stupido ignorante che non sei altro. Ok, tu ti sei proprio... stai dormendo, ma non mi stai piacendo affatto. Cioè, ma tu no. Stai perdendo punti, Gabri. Eri così migliorato negli ultimi giorni, negli ultimi mesi. Invece oggi stai perdendo così tanti punti. Ma come stai facendo a perdere così tanti punti? Ma non lo so. Ma infatti, ma stai concentrato, stai concentrato. È qua che ti devi concentrare. Vedi, siamo qua nel mare, su Minecraft. E stiamo cercando un mare che però non c'è, peraltro. No, infatti, là c'è la pianura, non c'è il mare. Posso dire che questo è un problema? Sì, anche grande. Gabri! Gabri! Guarda, c'è le colline, non c'è il mare. No, non hai capito quello che sto cercando di dirti, perché sei stupido. Vabbè, scherzo, non sei stupido, sei molto intelligente. Però sto cercando di dirti che forse potresti fare un comando. Quale comando? Per trovare il mare? Locate, dimmi se è lontano da qua. So che non si dovrebbe fare, che siamo in una speedrun e che dovrebbe essere tutto quanto legittimo. Però se ne vadano a cagare tutti quelli che dicono questo, insomma. Ma cosa? No, scherzo. Non si può vedere. Ok, 612 blocchi. Verso che direzione, mamma mia? Non lo so, non lo dice, dice solo 612 blocchi. Vabbè, mamma mia, però. Allora, questa cosa è una bassa... Cioè... Sì. È difficile questa cosa, guarda che non è una cosa da poco. Comunque scherzavo, mi dissocio da quello che ho detto prima. Quelli che dicono che insomma le speedrun vanno fatte bene, vabbè, è giusto. Tutti dobbiamo rispettare i pensieri altrui e il mio pensiero è che vanno fatte anche così, secondo me va bene qualsiasi cosa, pur se sono belle, l'importante è che siano belle. Allora Gabri, sei qua, perfetto. Ma sì, Fede sì, sono qua. Fede infatti è morta, che fine ha fatto? Ma infatti c'è un deficiente secondo me. Cioè secondo me adesso sta tipo con il nonno e stanno tipo facendo, non so, bevendo qualche strana cosa. Lasciamoli che... lì, lasciamoli lì. Sì, lasciamoli lì. Comunque tu ti devi svegliare, cioè io non so come dire. Ma come? È proprio così. Però scusami, dai, che pippole. Dai, infatti, non stiamo trovando niente. Allora cambiamo obiettivo all'ultimo, cosa facciamo? Tipo... La lava l'abbiamo trovata, eccola. No, non va bene così. Non va bene affatto. Dobbiamo trovare un altro obiettivo, un altro. Forza, dammi un tuo indizio. Tipo, non lo so, dei diamanti. Io stavo pensando, ma come facciamo a trovare dei diamanti? Però è difficile, no, ci vuole troppo. Magari io pensavo tipo un villaggio. Ecco, un villaggio ci potrebbe anche essere. Forza, andiamo, magari... andiamo. Se troviamo il villaggio va comunque bene. Anche perché poi comunque sono solo 10 minuti. Non è sì, che sono... infatti. Quindi, insomma, un obiettivo più realistico sarebbe migliore, insomma, no? Forza, Gabri, forza, vieni, sono seguimi. Sono qui. Ma tu ti sei proprio addormentato. Ma stai sveglio? No, ma ti devo picchiare con il piccone in testa? Ma su no. Su Minecraft. Non nella realtà, perché questa cosa nella realtà non si dovrebbe fare. C'è chi lo fa, ma non si dovrebbe fare affatto. Ok? Bene, sì, sono sì. Contento. Bene, sono contento che la pensi come me. Oh, guarda, qua c'è una caverna che però non ci interessa perché dobbiamo trovare no, un infatti, villaggio. No, infatti non ci interessa. E dimmi un po' il tuo adesso magico... Adesso sicuro troveremo il mare, ne sono sicuro. Esatto. Ma il tuo magico libro che ti dice tutto con i comandi, cosa ti dice? Cioè, il villaggio è vicino o no? Dimmi un attimo perché sono molto curioso di questa cosa. Ci guardo. Però comunque ci stiamo avvicinando al mare, dice. Ah, buono. Quindi verso il questo villaggio è 248 blocchi. Ah, Gabri, dietro di te quella puzzona scorreggiona, no. Che non è altro, stupida. Ma come ha fatto? Ma cosa? Ma sta tosando l'erba comunque. Ma dai, è già morta. Ecco, è morta. Ma è qua. Ancora qua sta. Ma che pappole. Ma scusami. Ma vieni qua.
Ma porca puzzara, oh, non è possibile. Finalmente. Ma è già qua, guarda. Scusa, come caspita sta? No, ho tre cuori, no. Allora, sto cercando di ucciderla io, non ti devo preoccupare, perché stava seguendo te. Ma no, dai, ancora qua. Lasciamola, vattene via. Cagare. Cioè, io non so veramente. ma io non so veramente. Io sciocco basito. Completamente. Cioè, veramente atto. Cosa sto dicendo, raga? C'è il villaggio. Ma è grandissimo. Devi stare dietro di me, perché io devo vedere il villaggio con te. Ma io veramente... sta arrivando pure Fede. Ancora Fede. Oh, dai, guarda. Che puzzona. Mannaggia, non ci vuole far vincere, ma ormai abbiamo vinto. Cioè, nel senso. Guarda, abbiamo trovato il villaggio. Vediamo se dentro questo villaggio magari riusciamo a trovare dei diamanti che abbiamo ancora più vinto. Probabilmente no. Dobbiamo trovare però tipo la casa magica, no? La casa del signor mago. Oh, che cos'è? Ah, questo qua mi ha fatto. Ma come ti permetti? L'hai trovato? No, Gabri, penso che. Okay, c'è Fede. Allora, fermi un attimo, perché ci dobbiamo concentrare sulle cose. Cioè, nel senso, se io dico una cosa, Gabriel, non è che puoi dirmi 30.000 cose insieme. Scusa, l'hai ammazzata. Però ci stava per ammazzare, sì. Stava per ammazzare te, non me, comunque. Vabbè, però tutte e due. Troviamo la casa del fabbro, forza. Mi hai spaventato, pensavo che eri Fede. Sì, certo, adesso sono Fede. C'è uno smeraldo. Una smeralda. Ma no, però lo smeraldo è il più raro, quindi hai è come ragione. Se fosse un diamante. Anzi no, due diamanti. Guarda, Fede, abbiamo vinto il triplo, quindi abbiamo stravinto. Ah, loser. Bene. Adesso sicuro ci ammazza. No, perché abbiamo finito il video. Quindi ah, è vero. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.